Il Monte Giorgio prosegue la sua marcia trionfale nel turno infrasettimanale, imponendosi a Villa San Filippo contro il Francavilla per 1-0, grazie alla rete di Terrenzio nel secondo tempo, firmando il sesto successo di fila. Una vittoria meritata, soprattutto per quanto visto nella ripresa, dopo un primo tempo comunque attento, in cui la squadra di Paci è brava a contenere un Francavilla col pallino del gioco. Cronaca, dopo appena 38 secondi l'acuto è degli ospiti con Dos Santos e i padroni di casa che si rifugiano in angolo. Secondo, cross in area di Banegas, Menegatti con i pugni allontana. Prova a farsi avanti il Monte Giorgio all'ottavo quando Pellizzi è anticipato da Bosco. Al 25esimo tiro di Direnzo alto, sopra la traversa. Proteste ospiti al 27esimo per la ribattuta di mano di Menegatti, a loro avviso fuori dall'area di rigore. L'occasione più importante del primo tempo è del Francavilla al 29esimo. Imbeccata di Banegas per Mancini che a tu per tu col portiere arriva alla conclusione. Provvidenziale Menegatti, quindi la chiusura di Biasiol. Azione movimentata in area rosso-blu al 30esimo. Terrenzio dipana la matassa e spazza. Nella ripresa il Monte Giorgio rientra subito con Nasic al posto di Rozzi ammonito nel primo tempo. La gara è più vivace e piacevole. Al secondo è subito il Monte Giorgio, cross lungo di Nasic per Sbarbati in area che risponde di testa senza però riuscire a fare centro. Al quarto azione articolata in area ospite. Sbarbati scarica su Albanesi che serve Nasic sul limite dell'area, il quale va al tiro spedendo la sfera alta. Siluro di Mancini al sesto, Menegatti con i pugni respinge. Ancora il Monte Giorgio al 12esimo, col tiro cross di Albanesi che spacca trattiene. Quindi al 17esimo il vantaggio dei padroni di casa. Sullo sviluppo di un angolo Terrenzio salta più di tutti e di testa insacca il vantaggio, 1-0. Monte Giorgio vicino al raddoppio al 23esimo sullo sviluppo di una punizione. Biasiol colpisce la sfera sotto porta ma il Francavilla si salva. I padroni di casa premono sull'acceleratore. Al 30esimo cross di Albanese, Pellizzi di testa non ci arriva di un soffio. Il Francavilla accusa il colpo e fatica a rendersi realmente offensivo. L'ultima emozione della gara è al 45esimo col tiro cross di Direnzo sul quale Menegatti arriva con la punta delle dita e devia sopra la traversa. Dopo 6 minuti di recupero esulta il Monte Giorgio che può festeggiare la sesta vittoria consecutiva portandosi a 2 punti dalla zona playoff. Niente male per la matricola che fino a qualche settimana fa doveva guardarsi alle spalle per tenere lontana la zona retrocessione. Mister, un buon Francavilla nel primo tempo, poi nella ripresa soprattutto dopo aver subito il gol sembra aver subito anche il colpo. Ma sì, perché penso che nel primo tempo, come hai detto tu, la mia squadra abbia fornito un'ottima prestazione. Gli è mancato solo il gol, gli è mancato magari l'ultimo passaggio per concretizzare, perché alla fine la partita l'abbiamo fatta noi. Poi sì, dopo aver preso gol sull'unica azione comunque fatta dal Monte Giorgio su un calcio d'angolo, abbiamo subito gol e lì poi siamo stati più confusionari. Abbiamo buttato troppi palloni quindi alti e quello non è il nostro tipo di gioco, però è per cercare di pareggiare una partita che sinceramente mi riesce anche difficile a commentare. Mister, sesta vittoria consecutiva di un Monte Giorgio più che concreto, un primo tempo in cui è riuscito a tenere a bada il Francavilla, poi nel secondo è uscito fuori anche grazie a degli ottimi cambi. Sì, è stata una bella partita, devo dire che i miei ragazzi dal punto di vista del carattere, della mentalità, oggi sono stati meravigliosi, quindi penso che i complimenti siano tutti per loro, perché sono ragazzi che stanno dimostrando di avere un carattere eccezionale. Detto questo, la partita è stata una partita giocata bene da tutte e due le squadre, giocata più sull'intensità, sull'aggressività che sul piano del gioco. Una partita sulle seconde palle, una partita sporca in cui ci sono state poche occasioni sia per noi che per loro. Noi siamo stati più cinici e abbiamo portato a casa sì, la sesta vittoria di fila, il settimo risultato, che è una cosa per noi, squadra che ci fatta per la salvezza, è qualcosa di incredibile. Parlate naturalmente di salvezza ancora, però
è doveroso guardare anche la classifica, che dice che ci sono 2 punti dalla zona playoff. Si può sognare? No, io penso che la cosa più importante per noi sia rimanere con i piedi per terra. La salvezza per noi non è una cosa normale, non è una cosa scontata. Giochiamo costantemente fuori da casa nostra, perché noi non ci alleniamo in questo campo. Questa è una difficoltà che forse ci siamo dimenticati, invece noi tutte le volte siamo costretti a giocare in trasferta, e questo per i ragazzi non è un fatto che aiuta, e quindi riuscire a salvarsi per noi è qualcosa, secondo me, di storico. Calcolando le difficoltà che abbiamo avuto, calcolando che il Monte Giorgio è la prima stagione della sua storia in Serie D, e quindi la salvezza per questa squadra resta un sogno. Naturalmente stiamo facendo bene, senza falsa ipocrisia, ma quello della salvezza è un obiettivo che secondo me è il traguardo è ancora lontano, resta l'obiettivo principale.